Ragazzi, vai per 4 un attimo, visto il Tour de France 2020, tappa numero 14 quest'oggi da Clermont-Ferrand a Lione. Tappa sulla carta pianeggiante, ma come vedete nel finale, due Gran Premi di quarta categoria davvero insidiosi. Qui vedrei molto bene Jasper Stuyven, dobbiamo qui difenderci anche con ovviamente Vincenzo Nibali e un occhio lo darei anche a Bauke Mollema per la vittoria di tappa. Noi ci vediamo allo sprint intermedio con Jasper Stuyven. E poi ovviamente negli ultimi 20-30 km, a dopo. Grazie, 2,8 km allo sprint intermedio, ci siamo con Jasper Stuyven. 1400 metri ora, non siamo proprio davanti, però ci siamo, insomma, ci siamo. Comunque in fuga sono in set, quindi ci sono un po' di punti in meno da prendere, vediamo di prenderne più che possiamo. Andare davanti. Piatto questo sprint, c'è Caleb Ewan che lo lancia fortissimo insieme a Matteo Trentin, partono davvero, davvero presto, dovrebbe vincere Trentin e arriva, attenzione, quarto Jasper Stuyven, riusciamo a rubare un punto a Dylan Groenewegen che arrivava lanciatissimo, buono sprint per Jasper Stuyven. Noi ragazzi adesso ci rivediamo negli ultimi 30 km per affrontarli al meglio, a dopo. Ragazzi, 22 km all'arrivo, ci siamo con Jasper Stuyven. Fuga ancora in atto, 1 minuto e 10 per la fuga composta con Jan Kamjan, Dylan Teuns, Bobby Jungels, Inkel Wagren, il solito Kuyt-Kempenscher che è entrato finora in molte, molte fughe. Un gruppo che comunque è già notevolmente selezionato, dovuto dare tutto il gelo a Jasper Stuyven perché prima la ritmo era davvero molto alto e rischiava di crollare addirittura. Vediamo se riesce a tenere le ruote in questi ultimi 20 km. Andiamo comunque qua davanti. Ora siamo in un breve tratto di discesa al 5%. Andiamo, attenzione a queste curve, non prendiamole sotto gamba. Altra curva a destra, non dobbiamo comunque frenare. E adesso ci siamo, dovremmo essere a pochi metri dall'inizio di questa salita. Insomma, i 5 km, questo intende già la prossima salita, ragazzi, penso. No, no, è questa, scherzavo. Quella che ci apprestiamo ad affrontare. Rimaniamo qua davanti con Jasper Stuyven, voglio prenderla assolutamente nelle prime posizioni. Metto già Nibali, seguire gli attacchi come Mollema e Porte, Ciccone. Io, ragazzi, non saprei se continuare a farlo, a curare la classifica generale con lui o metterci fuori classifica addirittura. Quindi io direi addirittura follow the overtire, quindi non faticare, che voglio comunque curare la classifica della maglia Pua con Giulio Ciccone, ovviamente. 3 km adesso alla salita, primo dei due quarta categoria qui a Lione. Ho già dentro le mura cittadine, come potete vedere dal paesaggio puramente di città che troviamo ai lati della strada. Côte de la Duchère, 1,6 km al 5,4%. Ora siamo più del 8%. Attenzione, ora al 9, quasi 10, ora che viene superato. Davvero pendenze in doppia cifra. Attenzione, non dobbiamo sottovalutare questo arrivo. C'è Thomas De Gendt ora a tirare il gruppo. Jasper Stuyven subito dietro, anche Tim Wellens, forse in trampolino di lancio, anche Wout van Aert lo vedo bene in una tappa del genere. Attenzione, attenzione, rimaniamo davanti, anche se per ora non sembra nessuno intenzionato a uscire dal gruppo. Attenzione che ci hanno chiuso contro le transenne, non perdiamo posizioni. 54 secondi, attenzione che il gruppo sta rallentando e non va bene. Non voglio che arrivi la fuga assolutamente. Fuga tra l'altro di tutto rispetto, perché comunque, come vedete, tanti momenti interessanti. Attenzione, si stacca un plotoncino di 11. Dopo, all'inizio di questa discesa, si era formato un plotone di 11 che conteneva anche Pascal Ackermann, che non si era fatto sorprendere. Ora discesa breve, siamo a ridosso delle mura molto antiche, sembrano. 10 km al traguardo. Ancora davanti Jasper Stuyven nelle primissime posizioni, dovrebbe esserci anche Vincenzo Nibali qua dietro. Eccolo lì. Ora 130 in questo gruppo.
Arriviamo adesso a Lione. Di nuovo. Altra salita questa, però non viene classificata. Proviamo ad alzare con Jasper Stuyven l'andatura. Vediamo se qualcuno dietro. No, non sembra nessuno intenzionato ad attaccare. Io attaccherei con Bauke Mollema, che sta molto bene. Ragazzi, io attaccherei con Bauke Mollema. O Mollema. Non mi ricordo mai come si pronunci. In realtà non lo so proprio. 53 secondi, ancora vantaggio Jungels e Calmejan, che probabilmente a questo punto si giocano la vittoria di tappa. Non diamo però nulla per scontato. Jasper Stuyven comunque sta davvero pochissime energie, purtroppo derivanti dagli sforzi fatti nelle tappe precedenti. Ora passiamo sul fiume, che non mi ricordo quale sia. 6 km e mezzo. Curva a destra e dopo dovrebbe cominciare la salita finale. Che Wout van Aert. Prime posizioni, gruppo che intanto si è rotto, rimangono i 57 davanti, non c'è Giulio Ciccone, ma non è più un problema. Attenzione a Velens, che ha preso qualche metro con George Bennett, non so se vogliono provare a fare la differenza, non mi sembra. Mollema comunque non ha ancora attaccato, ragazzi. Non lo vedo. Primissime posizioni comunque. Mettiamo Vincenzo ad attaccare, siamo sulla Côte de Croix-Rousse, 1,2 km al 5,2%, 5 km al traguardo. Proviamoci allora con Jasper Stuyven. Proviamoci con Jasper Stuyven, ormai non abbiamo più niente da perdere, visto che ormai se la giocano davanti la vittoria di tappa, mi pare di capire. Se no Julian Alaphilippe, che è rimasto indietro, probabilmente caduto, non sarebbe da lui perdere contatto già ora. E ha attaccato Vincenzo Nibali. Andiamo subito su Vincenzo, perché ormai con Jasper Stuyven non ci giochiamo praticamente nulla. È uscito fortissimo Vincenzo Nibali, che prova a sorprendere tutti. Non c'è una discesa immediatamente dopo questa cut. Non c'è proprio la discesa. Andiamo a rosicchiare qualche secondo. Volevo girarmi indietro. Ora si gira a destra e si va su una discesa corta comunque, che ci porterà a un altro ponte, credo sullo stesso fiume di prima. Anzi, no, non è un ponte. Giriamo prima. 1,6 km e ormai è vittoria per Bobby Jungels in fuga. Fuga sempre tenuta sott'occhio, ma che alla fine è riuscita a non farsi recuperare. Qua dietro con Stuyven dobbiamo provare a prendere qualche punto, ma non penso. Qua oggi perderemo qualcosa con Jasper Stuyven. Ho voluto rischiare Vincenzo Nibali, vediamo se riesce. Probabilmente no, arriva col gruppo, quindi Vincenzo Nibali. Jasper Stuyven invece purtroppo non è riuscito a rimanere, non è riuscito con le poche energie che aveva a fare la differenza. E quindi vince comunque Bobby Jungels. Avremmo perso qualche punto, forse una lotta, una maglia verde con Jasper Stuyven. Andiamo in classifica generale, cosa è cambiato? Non penso molto comunque. Poi tappa per Bobby Jungels, maglia bigialla sempre per Jakob Fuglsang, maglia verde per Dina Groenewegen, maglia a Bois per Giulio Ciccone, maglia bianca per Egan Bernal. Sempre le stesse. We had no real ambitions for the classification of this stage. Quindi The least that can be said is you didn't prove me wrong. qua classifica di tappa, no? Stuyven comunque la volata l'ha fatta ed è arrivato pure 11º, quindi bravo Jasper, comunque riesce a fare la volata bene così. Vincenzo 15º, 51, arriva col gruppo. Classifica generale che vede solo Valverde che guadagna la posizione su Ciccone, che ormai comunque l'ho fatto uscire di classifica, voglio che esca di classifica. Non cambia nulla per il resto nelle prime 20 posizioni. Maglia Pua sempre per Ciccone, come abbiamo già visto. Trentin ci scalza dal secondo posto. Rimaniamo a 215 punti. A 46 lunghezze da Dylan Groenewegen. Quindi ragazzi, io ringrazio per aver visto anche questa tappa. Lasciate un commento, la vostra opinione non mi piace. Da Vape come sempre è tutto.